Good morning. Allora, ragazzi, velocissimo un video perché? Perché sono debosciato ormai. Ho ritrovato dopo anni, non sapevo manco più. Dietro mi era caduto, non si sa. Il mattino dei maghi, il libro, un cult, perché l'ho espresso non si sa quanto tempo fa. Difatti, me l'ero proprio perso totale, non sapevo manco. Anzi, ne ho trovato pure un altro. Trovato, ce l'avevo due là sotto, Shurei, i grandi iniziati e il mattino dei maghi. Poi qui un giorno vi ci faccio un video su alcune cose veramente interessanti. Qui io vi volevo leggere due cose. Io sapevo per altri approfondimenti, e un giorno se ne parlerò veramente a ruota libera, non leggendo, però qui diciamo un preambolo, poi lo riprenderò sto video. Diciamo un'introduzione, che la seconda guerra mondiale fu una guerra di dei. Tu dici, ma come c'è tutta una spiegazione, un filologico molto logico, appunto. Però io adesso vi ripeto, vi leggo il preambolo, e più vi leggo dei ripassi sul bene e il male. Io feci un video, un bene e il male, parlando di, non proprio di preciso, però. Qui un'altra spiegazione, tra parentesi, alcuni passi li ho presi da un altro libro, per me è un cult proprio incredibile, come un Vangelo per me. E guarda caso c'erano gli stessi pacchi, io poi alcuni li ho messi su Facebook, su quando metto delle frasi con delle foto, a volte li prendo, a volte sono miei, a volte li prendo, li faccio diventare miei. Come per esempio l'ultimo che ho messo, che vale leggerlo. Ok, lo leggo subito. Assalto al cielo. La scienza senza coscienza superiore è rovina dell'anima. Solo il profeta può pretendere di essere scienziato perché egli, per virtù di illuminazione, raggiunge un grado superiore di coscienza. La scienza oggi è un'invenzione perniciosa, un totem in decadenza. C'è una scienza, scritto in grande, che si oppone alla scienza ortodossa, alla scienza giudeo-cristiana, alla scienza ufficiale, come del resto la religione giudeo-cristiana che vi trova complicità è una congiura. Che bisogna spezzare, una congiura contro il senso dell'epopea e del magico che risiede nel cuore dell'uomo, forse una vasta cospirazione che chiude all'umanità le porte del passato e quelle dell'avvenire, di là del breve spazio delle civiltà conosciute, che la stacca dalle sue origini e del suo destino favoloso e la priva del dialogo con i suoi dei. PS, gli scienziati ammettono che il nostro universo fu creato da un'esplosione 3 o 4 miliardi fa. Esplosione di cosa? Forse l'intero cosmo era contenuto in un atomo? Quindi, assalto al cielo. La santità esige un grandissimo sforzo, o quasi, ma è uno sforzo che si esercita per vie che nel passato erano naturali. Si tratta di ritrovare l'estasi che l'uomo conobbe prima della caduta. Ma ciò che erroneamente definiscono peccato è il tentativo di ottenere un'estasi e un sapere che non sono e non sono mai stati dati all'uomo. E chi tenta questo viene definito un demone. Ok, passo subito, poi ci ritorno qui sul bene e il male perché è importante, però vi volevo leggere questo passo, sul Mattino dei Maghi, sulla storia, perché la parte più interessante per ciò che mi riguarda è quella che parla di Hitler, del nazismo. Un utente mi chiedeva qualche libro buono su Hitler, me l'ho scordato, questo è ottimo, anche perché non parla solo di quello, è veramente un cult per chi si occupa di queste cose. Non so se lo stampano ancora, penso di sì, c'è una versione non si sa, di Mondadori, quanti anni fa, ma lo lessi, non si sa. Allora, cavolo, mi devo ricomprare gli occhiali, si è abbassata la vista. Dunque. La guerra che Hitler, vabbè, fu una guerra manichea, o come dice la scrittura, una lotta di dei. Non si tratta, ben inteso, di una lotta tra fascismo e democrazia, tra questo era, ma su livelli più bassi, tra una concezione liberale e una concezione autoritaria della società. Questo è l'aspetto esteriore della lotta. C'è un esoterismo
La nota è scritta troppo piccola. Ce l'ho gli occhiali più grandi, ma sono brutti, sono rotondini, mi ci vergogno. Vedi la testa che mi diciamo, io sono più scemo di voi, ragazzi. Scherzo. Non si tratta bene, vabbè, questo è l'aspetto esteriore, c'è un esoterismo, questa lotta di dei che si è svolta dietro gli avvenimenti appariscenti non è terminata sul pianeta, ma i formidabili progressi del sapere umano in pochi anni le stanno dando altre forme. Mentre le porte della conoscenza cominciano ad aprirsi sull'infinito, è importante afferrare il senso di questa lotta. Se vogliamo essere coscientemente uomini di oggi, così contemporanei, contemporanei del futuro, dobbiamo avere una visione esatta e profonda del momento in cui il fantastico ha incominciato a straripare nella realtà. È proprio questo momento che studieremo, e che è quello che sta risuccedendo in ottava più alta ora, non il discorso di guerra, di nazismo, ma proprio di questa rinascita del ruolo. Ok, ragazzi, vado subito al dunque sul bene e il male. Il testo di Arthur Machen, i veri peccatori come i veri santi sono asceti. Il vero male come il vero bene non ha niente a che vedere col mondo comune. Il peccato è prendere il cielo d'assalto. Il vero male diventa sempre più raro, il materialismo nemico del bene e più ancora del male. Tuttavia, oggi c'è qualche cosa che realmente vi interessa. Allora, la stregoneria e la santità. Ecco le sole realtà. La magia si giustifica attraverso i suoi figli, essi mangiano croste di pane e bevono acqua con un piacere più intenso di quello degli epicurei. Intendete parlare dei santi? Sì, e anche dei peccatori. Credo che voi cadiate nell'errore frequente di coloro che limitano il mondo spirituale alle regioni del bene supremo. E questo ve lo lessi, non ve l'ho mai letto in un video, ve l'ho scritto in un post su Facebook. Identico a spiccicarsi, vedete che quel libro l'ho ripreso da qui o viceversa, ma è il concetto che conta. Sì, e anche dei peccatori. Credo che voi, vabbè, cadiate nell'errore frequente di coloro che limitano il mondo spirituale alle regioni del bene supremo. Gli esseri estremamente perversi fanno anch'essi parte del mondo spirituale. L'uomo comune, carnale e sensuale non sarà mai un gran santo né un gran peccatore. Noi siamo la maggior parte soltanto esseri contraddittori e tutto sommato trascurabili. Seguiamo la nostra strada di fango quotidiano senza capire il significato profondo delle cose. Ed è per questo che il bene e il male in noi sono identici, occasionali, senza importanza. Pensate dunque che un grande peccatore sia un asceta proprio come un grande santo? Coloro che sono grandi nel bene e nel male sono quelli che abbandonano le copie imperfette e vanno verso gli originali perfetti. Per me non ho alcun dubbio. I più grandi santi non hanno mai fatto una buona azione nel senso corrente del termine. D'altra parte esistono uomini che sono scesi al fondo dell'abisso del male e che in tutta la loro vita non hanno mai commesso ciò che voi chiamerete una cattiva azione. I vostri paradossi sono mostruosi. Un uomo può essere gran peccatore e tuttavia non fare niente di colpevole. Dai, su via, è impossibile. Vi sbagliate completamente. Non dico mai paradossi. Vorrei molto poterle dire. Ho soltanto detto che uno può essere ottimo conoscitore di vini di Borgogna e tuttavia non avere mai assaggiato un bicchiere in un bistrò. Ecco tutto, ed è una verità banale piuttosto che un paradosso, non è vero? La vostra reazione dipende dal fatto che non avete la minima idea di ciò che può essere il peccato. Oh, certamente c'è un rapporto tra il peccato con la P maiuscola e gli atti considerati come colpevoli, omicidio, furto, adulterio, eccetera. Esattamente lo stesso rapporto che c'è tra l'alfabeto e la più geniale poesia. Il vostro errore è quello uni è quasi universale, come tutti voi avete perso l'abitudine di guardare le cose attraverso. Avete preso l'abitudine di guardare le cose attraverso occhiali sociali. Tuttavia,
Scusi, tutti, scusate, tutti pensiamo che un uomo il quale ci abbia fatto del male a noi e ai nostri vicini è un uomo malvagio, e lo è dal punto di vista sociale, ma non potrete capire che il male, sembra una lettera grande, male bene, lo scrive qui, nella sua essenza è una cosa solitaria, una passione dell'anima. L'assassino medio, in quanto assassino, non è assolutamente un peccatore nel senso vero della parola. È soltanto una bestia pericolosa di cui dobbiamo sbarazzarci per salvare la nostra pelle. Io lo classificherei piuttosto tra le belve che tra i peccatori. Tutto questo mi sembra strano. Non lo è. L'assassino non uccide per ragioni positive, ma negative. Gli manca qualche cosa che i non assassini hanno. Il male, invece, è interamente positivo, ma positivo in un senso cattivo, ed è raro. Il numero dei veri peccatori è certamente inferiore a quello dei santi. Quanto a quelli che voi chiamate criminali, sono esseri imbarazzanti, certamente, e la società fa bene a guardarsene, ma tra le loro azioni antisociali e il male c'è un dannato margine, credetemi. Sapete che mi interessano immensamente questi argomenti, disse. Voi credete dunque che noi non capiamo la veratura del male? No, lo sopravvalutiamo oppure lo sottovalutiamo. Da una parte chiamiamo peccato le infrazioni ai regolamenti della società, ai tabù sociali. È un'assurda esagerazione. Dall'altra parte attribuiamo una così enorme importanza al peccato che consiste nel mettere le mani sui nostri beni, sulle nostre donne che abbiamo perso completamente di vista, ciò che vi è di orribile nei veri peccati. Ma allora che cos'è dunque il peccato? Ascoltate adesso, domandò. Sono costretto a rispondere alla vostra domanda con un'altra domanda. Che cosa provereste se il vostro gatto e il vostro cane si mettessero a parlarvi con voce umana? Se le rose del vostro giardino si mettessero a cantare? Se i ciottoli della strada cominciassero a ingrossare sotto i vostri occhi? Ebbene, questi esempi possono darvi una vaga idea di ciò che è realmente il peccato. Sentite, disse vabbè. Mi sembra tutte e due abbiate, va bene. Voi mi sbalordite, non avevo mai pensato a tutto questo. Se è veramente così, bisogna capovolgere tutto. Dunque, secondo voi l'essenza del peccato sarebbe voler prendere d'assalto il cielo? Il peccato per me consiste nella volontà di penetrare un mondo vietato, ascoltate adesso, in una sfera diversa e più alta. Dovete dunque capire perché è così raro. Pochi uomini in verità desiderano penetrare in altre sfere, sia alte che basse, in modo consentito o vietato. Ci sono pochi santi e i peccatori, nel senso in cui li intendo io, sono ancora più rari. E gli uomini di genio che talvolta partecipano e degli uni e degli altri sono rari anch'essi. Ma forse è più difficile diventare un gran peccatore che un grande santo, perché il peccato è profondamente contro natura, esattamente. La santità esige un grandissimo, qui ve l'ho letto all'inizio, un grandissimo sforzo o quasi. Ma è uno sforzo che si esercita per vie che nel passato erano naturali. Si tratta di ritrovare, beh, questo poi io quello che vi ho letto l'ho messo a modo mio perché è meglio che passi al concetto mio che quello di questo qui. Più o meno gli ho preso le parole, ma l'ho cambiato. Quindi da adesso vi riporto appena vi leggevo il video sul post di Facebook. Quello è scritto però a modo mio. Ok. Ok, ve lo continuo la prossima volta. Molto interessante. Lo sviluppo con un bel video. Questo diciamo che è la base, poi da lì ci sviluppo tutto il discorso mio, perché vedi che poi io lo riutilizzo con le mie cose. Poi lo metto insieme all'altro libro di Churè che ho ritrovato. Piccola precisazione, il video che abbiamo fatto con Dave ieri, sono un asino perché l'ho fatto il pomeriggio. Ho un lapsus freudiano e dico Canalis, che era il responsabile del controspionaggio tedesco,
invece di Carlo Ammiraglio Cardones. Vabbè, poi Dave, giustamente, sentendo io che dico Canalis, ha messo l'immagine di Canalis, ma comunque non, cioè, è un lapsus freudiano, appunto, perché Canalis, che è un capo del controspionaggio, l'operazione Neuschwabenland Dönitz lo fece sotto pure il suo comando. C'è molto, molto di interessante, ve lo faccio. Nel frattempo vi ho aperto questo video preambolo. And that's all, man. Io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare. Sì, perché la bellezza dei 20 anni e poter ridere in faccia a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi il lavoro e poi l'amore. Sì, ma qui che l'amore si fa in tre, che il lavoro non ce n'è, l'avvenire è un buco nero in fondo al tram. Sì, ma allora, ma che gioventù che... Ma che primavera è la tristezza, è lì a due passi e ti accarezza e ride. Lei. Ragazzi. Yeah, me dunes. See you later, alligator.